Amici di Canale 2C, ben ritrovati, consueto appuntamento della nostra emittente che dedica uno spazio settimanale a temi di grande interesse, chiamiamolo così, locale, anche se il tema di oggi è un tema che stiamo portando avanti dall'inizio dell'anno e anche oggi discuteremo di come è difficile fare impresa in Italia, di come è difficile essere imprenditori. Per farlo abbiamo in studio tre ospiti che vi presento subito, la regia ci inquadra. Michelle Sosa, imprenditrice, poi specificheremo i settori, Saverio Mascolo, imprenditore e Rosanna Galantucci. Abbiamo così, guardando la situazione, intanto un bel quadro, Saverio beato fra le donne perché... Apprezzabile. Quindi... No, abbiamo, ecco, se vogliamo, un panorama molto variegato e credo che oggi verranno fuori parecchie discussioni interessanti. Michelle Sosa intanto non è italiana, lei quindi è una donna diventata imprenditrice in Italia. Sì, sì, da 20 anni in Italia. Poi ci spiegherai magari com'è la situazione magari nel tuo paese, visto che penso ogni tanto ci vai e vedi un sì, po'. Sì, sì, sì. Saverio Mascolo, tu operi nel settore assicurativo, sei stato anche in politica, Confcommercio, eccetera, eccetera, quindi potrai darci la tua testimonianza in questa Certamente. Puntata. E Rosanna Galantucci opera in un'azienda di famiglia che comunque è da quasi 50 anni sul mercato ed è un'azienda... credo anche molto importante, della quale Altamura possa vantarsi, perché è un'azienda che lavora in tutto il mondo. Quindi oggi usciamo un po' dal nostro cancello, dal nostro recinto prettamente locale, guardiamo un po' le tematiche, anche spaziando su quelle che sono le situazioni che ci sono nel resto del mondo. Cominciamo con Michelle, ecco, tu sei imprenditrice nel settore... Cioè, tu fai formazione? Allora, io faccio formazione professionale con le autorizzazioni provinciali e regionali nel settore estetica e acconciatura. Dunque, dopo un certo periodo, che può essere dai 2 anni ai 3 anni, i miei alunni acquisiscono un diploma di qualifica o di formazione finale e specializzazione e possono aprirsi un'attività in proprio, quindi possono diventare imprenditori di se stessi. Prima domanda, flash veloce, poi facciamo un giro con gli altri ospiti. Il tuo è un settore che ha sentito la crisi o no? Allora, la crisi per chi sa lavorare in questo settore non c'è mai stata, non ci sarà mai, perché la gente è anche in punto di morte sicura. Bene. Saverio, tu sei nel settore assicurativo, ma sei anche figlio di commercianti, quindi hai vissuto un po' tutta la tua vita, la tua crescita, la tua forma mentis è un po' radicata. Il tuo settore, oggi quello assicurativo, è un settore un po' bistrattato, ha due grandi pesi che vi stringono, quello del cliente che vuole risparmiare, vuole avere condizioni migliori, e quello delle compagnie che tagliano in continuazione, riducono costi, processi, meccanismi di lavoro. Per voi è difficile stare sul mercato? È molto difficile perché quando si verifica un periodo di crisi, che poi sappiamo essere ciclico, paradossalmente gli affari li fanno soprattutto chi è già molto ricco. Le imprese di assicurazioni che hanno soprattutto una dimensione internazionale stanno scaricando, io credo anche inopportunamente e senza alcuna giustificazione, il costo delle polizze, in particolare delle polizze cosiddette di domanda, come può essere la responsabilità civile auto, nei confronti degli utenti, quindi degli automobilisti, e direi nei nostri confronti, perché ormai da un paio di anni si assiste a una serie di oneri, di gravami che vengono trasferiti dal centro alla periferia, quindi a noi, con ulteriori costi, perché i gravami di cui parlavo poc'anzi non sono solo con riferimento agli aspetti proprio, come dire, lavorativi, aspetti materiali, ma sono gravami di ordine economico, per cui siamo in una situazione francamente di grande difficoltà. Se ci aggiungiamo che noi siamo in questo settore particolare che è il terziario, no? Che ne risente tantissimo del fatto che sia l'agricoltura sia le altre attività, da quella industriale, artigianale, commerciale,
insieme a noi sono in grande sofferenza, capisci bene che acquisire oggi un piano pensionistico sicuramente, seppur c'è un certo interesse, una certa esigenza, vedi legge Fornero, diventa un po' più difficile rispetto al passato. Passiamo a Rosanna Galantucci. Tu lavori nell'azienda di famiglia, la vostra azienda è un po' diversa, diciamo, dalle due situazioni che abbiamo visto prima. Voi avete anche una fabbrica vera e propria di estintori. Antincendio, poi, sì. Vi occupate, siete nel settore antincendio, distribuite questi estintori in quasi tutto il mondo e vi occupate anche poi di fare manutenzione, certo, di tutta una serie di servizi conseguenziali a quella che è, diciamo, la base del vostro lavoro. Ecco, voi lavorate in tutto il mondo e quindi a te capita spesso di girare l'Europa, l'America, l'Asia, gli Stati Arabi. Certo. Ecco, intanto, ecco, quando magari hai avuto contatti, hai discusso con altri imprenditori, com'è la situazione nel resto del mondo rispetto all'Italia? Dunque, come dicevamo prima, l'Italia è in un momento storico particolare, quindi bisogna diversificare le proprie energie e quindi aspettative, così riversandosi nel resto del mondo. Ed è questo che dà a noi, come ad altri spero, la possibilità di far fronte a questo momento difficile. Quello che si riscontra è che il resto del mondo va avanti, galoppa, e quindi non bisogna mai arrendersi e seguire appunto il momento della positività dove questo c'è, in modo da far fronte alle difficoltà in casa propria, perché insomma l'azienda come la nostra, come tante altre, deve assolutamente garantire uno stipendio alle famiglie che lavorano per noi, ed è importante insomma non arrendersi, secondo me. E quello che riscontriamo nel resto del mondo è questo: c'è gente che si vuole sviluppare, vuole creare nuove opportunità di lavoro per sé e per gli altri. Ma di italiani che girano il mondo ce n'è tantissimi. Ce n'è tantissimi, ma non tutti poi riescono, ecco, a realizzarsi. Bisogna essere comunque forti, bisogna avere i giusti collaboratori, bisogna saper imbroccare insomma, il metodo giusto, assolutamente. Allora, un problema grande che hanno oggi le aziende è quello della pressione fiscale, e se vogliamo ce n'è un altro che entrerebbe sotto la stessa parola, quella della pressione fiscale, che è il costo del lavoro. Cioè, oggi le aziende in Italia hanno queste due grandi difficoltà con le quali bisogna combattere quotidianamente e trovare un compromesso. Però abbiamo aziende che ogni giorno chiudono. La Confcommercio, Rete Imprese Italia, ha comunicato proprio prima del grande evento di protesta di lunedì 28 gennaio che in Italia chiudono 1000 aziende al giorno. Guardando i numeri, in Italia sono il 12% della popolazione lavorativa è quella con partite IVA, l'88% della popolazione lavorativa è quella con una busta paga. Poi il peso del reddito che si produce è del 66%, quello delle partite IVA, e il restante 34% dei lavoratori dipendenti. Quindi i numeri ci fanno capire che il sistema Stato si regge sulle partite IVA. E quando le piccole e medie aziende hanno un problema grosso come un fisco che aumenta ogni anno e un costo del lavoro che aumenta ogni anno, hanno difficoltà a stare sul mercato. Ecco, per esempio nel tuo settore, Michelle, come funziona? Allora, nel mio settore noi abbiamo all'interno della mia scuola, io assumo, tra virgolette assumo, perché ogni insegnante è un libero professionista, oppure insegnante laureato anche con varie lauree, o degli insegnanti che hanno più di una laurea, bravissimi, da 110 lode, però non trovano una sistemazione all'interno della scuola perché la graduatoria è difficilissima, quindi loro si affidano, si chiamano precari anche all'interno della mia scuola, perché nella mia scuola è l'insegnante che non ha partita IVA, e mi fa, sono lavoratori a contratto a progetto, quindi loro lavorano in questo modo con me.
e mi fanno, gli faccio la ritenuta da conto, oppure quelli che hanno la partita IVA, come il dottore, come il commercialista che insegno presso la mia struttura, loro mi fanno le regolare fatture. Mentre la gestione della tua partita IVA è mia personale. Sì. È tua personale, sì, sì. Ed è parametrata, rapportata a quello che stavamo dicendo prima. Alla mia ditta individuale, in questo caso. Ma la tassazione è eccessiva in Italia, per esempio, rispetto al Brasile, visto che tu sei brasiliana? Allora, il Brasile, non, già che non ha l'IMU, è già una cosa meravigliosa. Non tassa le case. Poi altre tasse che non ci sono, dai, facci sognare un po', perché in Italia... Allora, la tassa va fatta in base al reddito, se ce l'hai devi pagare, se non ce l'hai, almeno in questo siamo, ecco, siamo solidali. Ecco, ma chi paga, prendiamo la fascia media, allora, non conosci la classe media, che si paga nel Brasile? No, l'aliquota vi posso anche far prevenire se per curiosità vi interessa, avendo una madre avvocato, quindi noi stiamo in questo settore, e quello che noi paghiamo solitamente sulla casa è un tantum annuale che si chiama IRPEF, che sarebbe il vecchio ICE, no? Cioè che credo che esista ancora in Italia, no? Si è solo accumulato IMU con ICE, giusto? O si è ma diciamo che l'IMU e ICE sono cugini, è un pastrocchio politico, perché sì, sì. Per quello che mi è sembrato di capire, IMU doveva essere una voce, un conto economico nel quale raggruppare tutte le tasse comunali che i cittadini e le aziende, sì, sì, avrebbero, sì, dovuto pagare ai comuni, certo, in previsione di uno Stato federalista. Uh-huh. E sì, quindi, sì, racchiudere sotto la voce IMU tutte le tasse. Tra parentesi, Brasile è federalista. Quindi, poi adesso non possiamo fare nomi, sì, perché sì, siamo in campagna elettorale, no, c'è la par condicio. Non vorrei chiudere la scuola domani. Hanno tirato fuori questa voce dai conti economici, siccome l'ICI fu tolta, dai, almeno quella sulla prima casa, e quindi hanno reinventato un meccanismo con il quale inserire conti, o meglio danari, sui conti dei comuni, perché il pagamento, sì, va, sì, fatto, sì, con l'F24, quindi con i codici di spesa, è diverso rispetto all'IMU, si faceva il bollettino postale o in banca. Allora, io dicevo, quindi in Brasile c'è l'IRPEF, e in questo momento che c'è la Coppa del Mondo e le Olimpiadi in Brasile, per tutte le persone di sotto dei 35 anni di età, ci sono, prima casa, ci sono delle agevolazioni immense per comprare casa, ci sono delle cose immense, cioè lo Stato quasi deve comprare la casa, questo è il momento. Vabbè, il Brasile sta vivendo un momento, una fase di crescita economica. Il boom economico che avete avuto nel dopoguerra, praticamente. Sì, l'Italia ha avuto periodi in cui forse, sì, sì, insomma, molte imprese che hanno cominciato negli anni 60, anni 70, hanno potuto capitalizzare, sì, sì, e reinvestire i ricavi dell'attività. Oggi è diventato, sì, molto più difficile. Saverio, nel tuo settore voi come siete inquadrati? Come liberi professionisti? Siamo imprenditori. Imprenditori, sì, quindi. Perché abbiamo un'organizzazione. Provvigioni, margini ridottissimi, tasse elevatissime, costo del personale. Come si fa a stare in piedi? E difatti, qui si fanno delle scelte in questo momento. O decidere di tagliare posti di lavoro, o creare o inventarsi un nuovo sistema attraverso il quale consentire a tutti di essere presenti, quindi di lavorare, semmai lavorare meno, però di ottenere almeno un reddito in grado di sostenere le proprie famiglie. Questa è la scelta che è stata fatta anche per quanto mi riguarda, seppur abbiamo dovuto, dico come struttura, licenziare una persona, e devo dire che questa è una cosa che non fa assolutamente piacere, ma si sono mantenuti stabili comunque quei posti di lavoro, persone che lavorano da 30 anni in questa azienda e che chiaramente creano anche per chi deve dirigerla una sorta di doppia riflessione rispetto alle scelte che devono essere fatte. Noi sappiamo però, perché ci siamo arrivati un po' a questo punto, io mi permetto di inserirmi un po' in quello che ha detto Michel. ICI, IMU, credo che sia poco importante. Il fatto è che in tutti i settori della pubblica amministrazione, direi soprattutto, o alle scelte che sono state fatte dalla politica dagli anni 80 in poi,
le ripercussioni di queste scelte purtroppo le stiamo pagando in questo momento. Il sistema regge ancora perché gli imprenditori lo tengono a galla, soprattutto quelli che hanno la possibilità, come mostra anche il dato della bilancia dei pagamenti, della bilancia commerciale soprattutto, di saper esportare. Rosanna è una rappresentante di questo Made in Italy che funziona e che reggono chiaramente ancora il sistema paese in un certo modo. Mancano i consumi interni e questo ci sta creando veramente tantissimi problemi. Per quanto riguarda la mia professione, la mia attività, insomma, io sono metà tra l'imprenditore e il professionista, io sono tra quelli che chiaramente non può fare lavori a nero, no? Nel senso che non può creare condizioni tali da non pagare le imposte, le tasse, le paghiamo sino alla fine perché c'è un controllo incrociato abbastanza semplice, in quanto le provvigioni che vengono fatturate sono ovviamente online con quelle che poi dichiara la mia società di appartenenza, quindi tutto diventa molto semplice. E sono preoccupato, penso come tutti quanti, perché credo che gli italiani, noi tutti anche ad Altamura, dovremmo pensare a cambiare anche il nostro modo di fare, di pensare allo Stato come la struttura dello Stato, come un bene, una vera risorsa, insomma recuperare quei valori che i nostri genitori avevano, i valori della patria, no? I valori della solidarietà, che un po' si stanno perdendo, perché non è giusto, ci sono categorie, lo sappiamo in Italia, che evadono il fisco, ci sono grandi evasori fiscali, ma ci sono anche piccoli evasori fiscali e occorre a questo punto cercare un po' di mettere a posto questa situazione, perché altrimenti l'aliquota fiscale alla quale tu facevi riferimento in ordine a quanto chiesto a Michel sarà sempre molto ma molto elevata. Non è solo un problema di revisione della spesa. E anche taglio dei costi. Della politica. Sicuramente fare politica di questi tempi non è una cosa da augurare a nessuno, no? Perché se vuoi male un amico mettilo in politica. Certo. No, quando una famiglia ha ristrettezze economiche, cioè il padre di famiglia cosa fa? Taglia le spese superfluo. Questo dovrebbe fare l'Italia in questo momento. Superfluo in Italia bisogna individuarlo. Ce n'è parecchio. Perché a quanto pare è difficile capire dov'è il superfluo. Diciamo che la macchina di lusso in Brasile noi camminiamo a piedi con il sorriso sulle labbra, e qua se non cammini con la macchina dell'ultimo tipo il sorriso non viene e nessuno ci guarda. Questo è un argomento un po' diverso, nel momento in cui uno si abitua a delle comodità, poi tornare indietro è un po' adesso difficile. Adesso che sta crescendo il Brasile, tra 10 anni... Forse fra dieci anni... Faremo la stessa domanda, Michele, diranno vanno tutti in macchina, invece adesso in Italia vanno tutti a piedi, è possibile anche questa... Ci sarà uno scambio. Di posizione. Allora, Rosanna, voi in azienda, alla GL, quanti dipendenti avete giù? Allora, qui in sede siamo circa 50-60, dipende un po' da... Poi avete sedi dislocate in Italia, sì, anche squadre che lavorano quindi nel settore tecnico all'estero, insomma, abbiamo un buon numero di collaboratori. È difficile fare il vostro lavoro o oramai certi meccanismi sono già rodati? Ma sicuramente è un'azienda storica, direi, dopo insomma ormai 50 anni di attività breve, credo che ci sia un certo meccanismo collaudato, grazie sicuramente al pioniere della famiglia, mio padre, quindi insomma è a un buon punto, quindi c'è sempre da migliorare, quello non bisogna mai fermarsi e mai controllare che tutto sia nel rispetto delle norme, delle regole, come diceva il nostro amico, rispettare le leggi, tutto. Però in Italia questo diventa sempre più difficile, quindi ecco, diversificare sull'estero risulta più facile, strano a dirsi, ma è così, perché ci sono dei canoni da rispettare, dei target, quindi tutto è
inquadrato. Cisnello. Forse in Italia ci sono tantissime procedure, aggiornamenti sì, tecnici. Assolutamente, assolutamente. Se ti devi certificare, hai bisogno dei loro istituti, che a loro volta, se non dai delle garanzie, delle condizioni, delle qualità, non ti rilasciano delle certificazioni, delle fiduzioni. Quindi diventa un ciclo, no, e un riciclo di cose che, da cui non te ne esci più. E quindi si blocca, ti blocchi. Vai all'estero, ti danno gli incentivi, ti danno gli aiuti, ti danno il terreno, ti danno le strutture. Basta per... che fai girare il lavoro, basta che fai lavorare. Sì, basta che fai lavorare. Carinzia e Slovenia sono qui a testimoniarlo. Ormai gli imprenditori del nord-est, sai benissimo che stanno andando lì perché gli mettono a disposizione il suolo per poter edificare gli opifici e gli sgravano anche se... assumono lavoratori chiaramente del posto, questo significa esportare, se vogliamo, know-how, ricchezza, denari all'estero anziché tenerli all'interno per fare investimenti. Infatti io adesso ho un progetto all'interno della mia scuola che sto mirando a dei finanziamenti da fonti che non voglio menzionare in questo momento, ma che mi potrei dare i miei corsi, anche corsi di natura diversa, tipo, faccio un esempio, agente immobiliare, un esempio di un corso qualsiasi, non solo nel mio settore estetico, acconciatura, a costo zero all'utente finale. Ah, e quindi tu vorresti ampliare l'offerta della tua scuola di formazione? Sì, all'interno della mia scuola posso fare, io sono un soggetto formatore generico e mi sono specializzata perché, essendo io in primis estetista, con anni e anni di esperienza nelle scuole e anche avendo in passato un centro estetico, ho maturato l'esperienza necessaria e gli anni per aprire la mia scuola, ma come soggetto formatore io posso fare qualsiasi corso di formazione. Infatti con il mio medico insegnante della mia scuola, esperto in medicina estetica, noi vogliamo formare estetisti in grado di stare in sala operatoria anche, perché è richiesto in questo settore estetisti che sappiano lavorare in sala operatoria oppure stare nei studi medici, medico estetico. Loro non sono capaci neanche di usare il computer, oltre per quelle che sono i network, che sappiamo benissimo quali sono, ma indirizzandoli a un part-time, le aspettative dei giovani o anche meno giovani, poi non so l'età delle persone, no, che frequentano, scuola varia dai 16 anni con l'obbligo scolastico fino o anche la le aspettative 50 anni. Per quello che sarebbe poi il futuro mondo del lavoro delle persone che si avvicinano alla tua scuola di formazione, cioè loro arrivano carichi o già sanno che sarà dura? Loro a parte che io in me ho dato una grande carica di aspettativa, perché un anno di scuola, questo è il nostro secondo anno, siamo passati da una classe a tre classi, in tempi di crisi, con il costo che è la scuola, che è abbastanza pesante per le famiglie anche, quindi abbiamo dovuto anche insegnare a questi ragazzi un po' di italiano, un po' di dialettica, perché non sapevano parlare, coniugare un verbo, fare una tabellina, gente, questo è un problema della scuola italiana passata. Hanno tutti 9-10 bambini a scuola, hanno tutti pagelle, sono dei sì, geni. Ma poi quando crescono qualcosa succede lungo la strada, non lo so dove si sono persi, dimenticano. Ma l'Italia è un paese sopravvalutato o no? Molto, perché quello che c'è, diciamo che la cultura italiana lo sanno di più gli stranieri. Ok, proseguiamo questo giro. Nemo profeta in patria. Questa è una logica, insomma, che accompagna. Prima di andare in onda stavamo dicendo a Michele se magari ci dava qualche indirizzo in Brasile, andavamo non lì a fare le vacanze in Brasile, a cercare fortuna, a cercare lavoro, perché qua in Italia. Ma tanta gente è andata con la pensione, con il minimo della pensione, i signori e le signore si sono andate chiaramente non a Rio de Janeiro perché è costosissimo viverci, ma sono andate in posti interni, anche Venezuela, altre città, per vivere con quella pensione tranquillo, con l'albero di banana, la foglia, vivere in Brasile, il sole, il caldo è già positivo, insomma, fa bene comunque. Sarà una situazione diversa, insomma, vivono il mondo in maniera, continuano ancora a sognare ed è bello, perché quello che aiuta a vivere è sognare. Forse il popolo brasiliano, i sogni sono desideri, continua a sognare. Gli italiani non sognano più perché ci hanno sbattuto in faccia la realtà. Ma noi abbiamo una responsabilità, una responsabilità alla quale non dobbiamo sfuggire, soprattutto
quella di restare qui e di creare le premesse per un nuovo miracolo economico. Abbiamo i figli, abbiamo la voglia. Io non me ne sono voluta andare via, io ho detto io qualcosa devo fare, io ho un orale di lavoro, di esperienza, quindi io sono capace, dicevano nel mio lavoro, che sapevo insegnare, quindi proviamo a metterci su una scuola, perché non è semplice, come la signora Rosana ha fatto dell'azienda, è vero che tanti papà hanno passato l'azienda ai figli. Ma l'azienda ma non era falliti? Così grande come lo è oggi. Ma l'azienda tanti hanno fallito. È cresciuta insieme a loro. Tanti hanno fallito. I figli, io conosco hanno dilapidato, loro, hanno dilapidato l'azienda di papà, di mamma e di papà, invece la signora è riuscita a farla diventare per 3 volte e questo è un onore, perché non è solo avere l'azienda, ma è anche saperla gestire. La scuola è stata finanziata da mia madre, ma mia madre ha dato i soldi, ma non vuol dire che la scuola funzionasse, perché ci sto dentro, perché ci vivo, grido, piango, faccio tutto lì dentro per i miei ragazzi e con i miei professori. Seguirle. Quindi non andremo fuori. No, assolutamente no. Sì, no, io per carità, a volte si usa questo argomento sotto l'aspetto della provocazione, per vedere un po' la reazione. Dobbiamo costruire la Terza Repubblica, perché da cinquantenni penso che pensare a un futuro fuori dall'Italia è un po' utopia, insomma. Però mi provo. Dovremmo pensare a migliorare quel che ci resta. Indubbiamente, ma non è legato all'età, non credo che sia una questione anagrafica, sia secondo me un gran senso di responsabilità, perché noi abbiamo 50 anni e abbiamo, probabilmente non avremo o avremo in parte quelle tutele che i nostri genitori sono state date. I nostri figli, se la nostra generazione non dovesse continuare a lottare, quindi a sostenere questo sviluppo, quindi a cercare di uscire da una difficile situazione, probabilmente creerebbero delle premesse per una ulteriore povertà per i nostri figli. Questo significa nessuna tutela, perderemo tutto ciò che i nostri genitori dal 48 in poi, diciamo sino agli anni belli, insomma, fino agli anni prima degli anni 80 sono riusciti a creare. Questo non è, credo che non sia possibile pensare di fare altrimenti, se non lottare tutti i giorni, farsi venire qualche idea e verificare subito dopo queste elezioni politiche che cosa si vuol fare di questo paese. Io ieri per esempio ho sentito un dato molto, molto sconvolgente per chi fa formazione e sta nell'insegnamento, che gli iscritti all'università per vari motivi non ci sono più, un po' per la poca voglia di voler studiare, poche prospettive. Ci sono 50.000 iscritti negli ultimi 10 anni. Sì, pochi iscritti, pochi che arrivano al traguardo e costi veramente molto alti per mantenersi all'università. Quindi questo è anche un problema molto grande, cioè nel Brasile i libri vengono dati, incomodato. È difficile fare un paragone fra l'economia del Brasile e l'economia dell'Italia. Ma io parlo di quello che era terzo mondo, io mi ricordo 20 anni fa. No, Brasile non è più terzo mondo. No, non è, io parlo quando sono venuta qua in Italia era molto terzo mondo, ve lo posso garantire, era molto terzo mondo. No, io intendo e i libri erano incomodati il popolo italiano e se gli dai una pianura non è tranquillo, è abituato al paesaggio collinare, alle montagne, cioè le cose tranquille non le vogliono gli italiani, quindi adesso forse l'Italia è alla ricerca di una sua, scatterà qualcosa, una sua dimensione, perché il popolo italiano qualcosa deve accadere. No, perché mi ricordo quanto era bella Altamura quando arrivai qua, mi ritorna in mente. In che periodo sei arrivata ad Altamura? Nel 92. 92, beh, gli anni 90 per Altamura era un periodo fiorente. Era ricca, cioè io ci ho guadagnato c'era tanto. Molto lavoro. C'era il boom del salotto, credo, c'era giusto? Sì, io sono stata anche un'interprete dei salotti. Per noi un grosso handicap. Infatti il paradosso è che mentre aumentava il debito pubblico, ecco perché mi riferivo agli anni 80, qui in quegli anni veramente la città si sviluppava, perché tanti soggetti imprenditoriali sono stati in grado di portare all'estero il prodotto Made in Italy, in questo caso Altamurano. In questi giorni stavo girando, ero in giro per clienti che fanno il lavoro di Rosanna, non lo stesso settore merceologico, ma che lavorano molto con l'estero, che stanno veramente
cercando di trovare nuovi mercati e hanno individuato proprio nel Sud America, in alcune zone del Sud America, questi nuovi mercati. Bocca al lupo a queste persone perché creano occupazione, perché poi il fine deve essere questo, creare occupazione, rafforzare il mercato interno, quindi i consumi interni, che è quello che in questo momento ci sta deprimendo di più, perché chiaramente se non si acquista, io ma ti voglio dare acquistare, anche essere pagato, fai sì, lavori, sì, ma d'altronde se non fai occupazione non ti va. Ti posso dare un dato che dovrebbe preoccupare. La polizia stradale di Matera, questo è un dato non recentissimo, aveva statisticamente provato che circa il 30% degli automobilisti della zona viaggiavano senza polizza di assicurazione dell'RCA, che è molto grave, però si capisce perché queste persone fino a ieri erano assicurate, oggi non lo sono più, perché non ci sono le disponibilità e per cui se devi dare delle priorità, certamente non la dai al vai con l'auto, rischi qualcosa, per tutto quello che ne consegue, non in capo, in seno solo al soggetto non assicurato, ma per eventuali danni a terzi che possono provocare situazioni sconvolgenti, familiari, quindi danni notevoli. Questa è una situazione, credo, non registrabile mai negli anni insomma, che ci hanno visti anche protagonisti, o comunque negli anni della crisi, ero ragazzino, ma la crisi del canale di Suez, si ricorderà la guerra di Suez, si giocava per le strade ad Altamura perché la domenica c'era l'austerity. C'era l'austerity, il 74-75. Sì, 74-75, però voglio dire, è stato anche in un breve periodo. Adesso questa crisi dura da un bel po' di tempo, sono ormai possiamo dire 4 anni pieni, ma veramente pieni, ma e non si sa. Era una crisi diversa, quella degli anni 70. Sì. Comunque continuiamo a parlare di questo. Linea alla regia per qualche minuto, fra un po' torniamo con la seconda parte di Canale 2C.